Ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo contenuto. Oggi vi parlo di una cosa, di un argomento inedito per me, però è una cosa che ci tenevo e ci tengo a portare sul canale. Ne parlo come lettore, visto che si parla di leggere, ne parlo semplicemente come uno che legge. Potete ascoltare il mio parere, potete ascoltare il mio suggerimento o meno, chi se ne frega sostanzialmente. Non ho nessuna ambizione di diventare un critico letterario che si siede così in posa. Non c'è questa ambizione, è semplicemente per divertirmi. Perché leggo, mi piace leggere e vorrei che anche tante persone continuassero a leggere. Vi parlo di Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow di Gabriel Zevin, The Sunday Times bestseller, un libro bestseller. È un libro che è andato molto forte, che ho visto sui social andare molto forte, che più che altro, più che visto sui social, io l'ho sentito da Christian Jones, se ricordo bene il nome. Lei ha un canale di scrittura, un canale di libri, e lei l'ha messo nella classifica dei libri che ha preferito di quest'anno e quelli che gli sono piaciuti di meno. Una cosa che non fa mai, però ha voluto parlare anche di quelli che gli sono piaciuti di meno. E questo era quello che gli è piaciuto di meno. Prende le motivazioni che condivido, però ve lo consiglio comunque, per delle motivazioni altre che credo, se non ricordo male, abbia sottolineato anche lei, però appunto l'ho voluto leggere perché, come sempre, per come per tutte le cose, io dico sì, ascoltate il mio consiglio, però poi fate un po' il cavolo che volete. Ognuno deve dare una chance. Io ho dato una chance nonostante lo sconsiglio, o meglio, le parti negative di questo libro, poi l'ho ritrovate anch'io, però l'esperienza che ho avuto leggendo è stata positiva. Gabrielle Zevin, questa autrice che ha già scritto altri libri di successo, ha scritto questo bel libro che è una sorta di coming of age videoludico. Racconta la storia di Sam e Sadie, questi due ragazzi che sul finire degli anni 80, primi 90, scusate, diventano molto amici, per circostanze che non vi sto qui a spiegare. Poi hanno un litigio, si rincontrano anni dopo quando sono in università, rispettivamente all'MIT e ad Harvard. Sam a Harvard e Sadie all'MIT e sviluppano un videogioco insieme. Da lì parte la loro carriera videoludica. Quindi, appunto, è una sorta di coming of age videoludico, una cosa abbastanza inedita. È buono che ci sia, visto che è un argomento così nelle corde di certe generazioni che ormai iniziano a diventare autori, sceneggiatori, registi, eccetera, eccetera. Quindi è bello che venga raccontate le cose anche attraverso questo argomento. Allora, voglio partire dai punti di forza di questo libro. È scritto meravigliosamente, mi è piaciuto tantissimo. I due personaggi mi sono piaciuti entrambi, hanno caratteristiche molto diverse, ma mi sono piaciuti loro due, mi sono piaciuti i comprimari come Marx, Zoe e altri personaggi che ci sono all'interno del libro e che circolano attorno a questi ragazzi. Mi è piaciuto come il videogame diventa una parte importante per descrivere la vicenda, per fare delle metafore sulla vicenda, sulla vita, e anche per diventare un mezzo di narrazione, perché in più di un'occasione, sia verso il finale, sia verso le parti iniziali, in molte sue componenti, il videogame diventa proprio uno strumento di comunicazione, anche perché nella vita reale lo è, per molti di noi è proprio un'esperienza che ci permette di comunicare con gli altri, di relazionarci con gli altri, in un momento diventa anche molto romantico il modo in cui viene utilizzato il videogame, perché è una storia d'amore ma non d'amore romantico, ecco questo viene messo anche sul libro e all'interno del libro, è una love story ma non per come la si intende a livello romantico, è una storia d'amicizia, d'amore. Un tipo d'amore diverso che non è facile da trovare, però esiste. Ci sono persone che hanno questo rapporto d'amore molto particolare, pur essendo puramente platonico e non arriva mai a essere carnale o romantico. Però è descritto molto bene in modo molto interessante, anche perché arriva ad avere screzi litigi che sono molto da coppia, quando in verità sono amici, eccetera, eccetera. Quindi ho gradito moltissimo questo aspetto del libro, mi è piaciuto davvero tanto. Ho trovato un po' debolina la descrizione degli anni 90. Gli anni 90, anche a livello videoludico, non sono, e poi qua arriviamo alle parti davvero dolenti del libro, non sono così sfruttate bene, non sono così estese, non sono così approfondite, e anche un finale un pochettino, secondo me, che non risolve così bene i personaggi e la stessa storia. È un finale che ti porta da qualche parte, però rimane un po', è un po' etereo, è un po' poco. In un libro che è stato così concreto e appassionato per così tante pagine, ha un finale che
magari molto realistico, però per certi versi lo è perché la vita tende ad andare in quella direzione, però è anche molto poco incoraggiante. Ecco, io avrei gradito un qualcosa di più incoraggiante, nel senso che come coming of age generalmente poi quando arrivi verso la fine, soprattutto se si dà uno sguardo verso il futuro, quello sguardo verso il futuro ti fa vedere dei personaggi che sono, tra virgolette, risolti nella loro vita, ma che hanno qualcosa di risolto e che nel loro passato e che in questo viaggio da coming of age che poi arrivano a confrontare. Tante volte si usa questa formula e questo libro usa una formula similare. Però ecco, non ci ho trovato nel finale quella chiusura emotiva necessaria per darmi una cosa soddisfacente al 100%. L'ho gradito, mi è piaciuto, mi ha fatto piacere leggerlo, l'ho letto avidamente, ma a livello videoludico ci sono dei problemi. Allora, per stessa ammissione dell'autrice, sul finale lei ha slittato, per me in modo totalmente innecessario, delle date sull'uscita di alcuni videogiochi, eccetera, eccetera, per farli combaciare con gli eventi. Secondo me bastava slittare i personaggi di un paio d'anni e tornava tutto. Cioè, cambiavi di 2 anni l'età dei personaggi, che alla fine del libro posso avere 37 anni e 34 anni, ne hanno un paio meno, e funziona uguale. O semplicemente bastava appunto dargli un'età diversa, dargli un ingresso nei videogiochi sì, similare, però un ingresso di quei videogiochi che introduce un po' diverso, e funzionava comunque tutto. Bastava cesellare alcuni eventi e funzionava senza spostare la coerenza. Ad esempio, c'è un non è spoiler, non è spoiler niente di quello che dico sugli eventi del libro. A un certo punto i protagonisti ricevono una delle sedi, riceve insieme a un altro personaggio in anteprima una copia di Metal Gear Solid che deve uscire anticipato sul mercato. La riceve nel 96, il gioco è uscito nel 98, nel 96 riceve visto cacchio. Non è verosimile. Però al di là di questo problema, che è molto minimale, i problemi sono altri. Allora, Gabrielle Zevin dice di essere un'appassionata videogiocatrice e ha elencato i libri che ha letto per documentarsi. Ora, secondo me, non è una giocatrice così appassionata. Probabilmente videogioca, ma non ha mai approfondito davvero il videogame. Perché a un certo punto, appunto, parlando di Metal Gear Solid, oddio, un pugno al microfono. Quello che io dico è: se tu sei un game developer, aspirante game developer, ami i videogiochi, ti arriva una copia, lasciando stare che anno è, o meglio, lasciando stare che l'anno è sbagliato, però ti arriva una copia di Metal Gear Solid in anteprima, un gioco che noi sappiamo che ha cambiato il videogame per narrativa, per idee di gameplay, per come ha introdotto lo stealth in modo moderno. Io non posso vedere due personaggi che lo giocano e lo definiscono un po' noioso perché, ma sì, si nasconde nelle scatole di cartone. Dio mio, no. Cioè, va bene tutto, ma in teoria un game designer, aspirante game designer, che è cresciuto con i videogiochi, gli arriva un videogioco che cambia il mezzo, non può non accorgersene. Cioè, non può. Sì, vabbè, poi alla fine le parti arcade di shooting sono divertenti. Non puoi davvero metterla sotto questo punto di vista, perché le parti stealth di Metal Gear Solid del primo sono stradivertenti, perché Kojima ha trovato un sacco di soluzioni per renderle super divertenti e ha trovato un sacco di idee di design per renderlo il videogioco storico che è diventato. Quindi è una cosa un po' inverosimile, è una cosa totalmente fuori di testa, come a un certo punto mi ritrovo un personaggio che: cosa stai giocando? Ma sto giocando Bioshock 2, ha un great world building. Ma come? Ma te è impazziti? Cioè, allora, nel senso che io mi rendo conto che là fuori magari ci sono dei babbani del videogioco che non sanno di cosa parlo, però questo è per chi è più vicino ai videogiochi. Tutti sanno, io. Tutti, arriva Bioshock, tutti, mio Dio, che gioco bellissimo, incredibile, cambia gli FPS, great world building per davvero, narrativa, critica sociale, eccetera, fichissimo. Esce il 2, è un more of the same, con una storia abbastanza interessante, ma il world building l'ha costruito il primo, questo è un copia e incolla. Non puoi scrivere è un grande world building e sei il capo di una compagnia di videogiochi e se ti dice il più grande nerd di videogiochi dell'universo. Mi sento un attimino preso in giro per quello che riguarda l'ambiente videogiochi, non lo conosci così bene.
ma all'interno stesso dei videogiochi ci sono, cioè del libro, sono alcuni momenti in cui, secondo me, allora, se l'avesse scritto un vero appassionato di videogiochi, che ha anche velleità di romanziere, ed è un buon romanziere, secondo me tante parti sarebbero migliori, perché per quanto sfrutta bene il videogame come mezzo anche in alcuni momenti, come dicevo, narrativo per creare anche delle cose belle e romantiche, in altri momenti il romanzo pecca appunto di una conoscenza videoludica che non c'è così tanto, è un po' millantata, nel senso che esistono 2000 videogiochi che potresti prendere in considerazione per tessere dei momenti in cui loro stanno sviluppando e hanno delle idee, anche la descrizione di questo videogioco incredibile che hanno fatto, Ichigo, Ichigo, è un po' sottile come i videogiochi che fanno dopo. A un certo punto, oddio, non vorrei fare l'errore anch'io, però a un certo punto loro nei primi anni 2000 buttano fuori una sorta di game as a service prima di chiunque altro. Loro a inizio libro sviluppano questo Ichigo, il primo videogioco, in meno di un anno. Cioè un videogioco che vende copie in tutto il mondo, che ha una sorta di, che vorrebbe essere una sorta di Super Mario, però loro, in un universo ben preciso, lo sviluppano in meno di un anno, in due. No, cioè anche sulla fine degli anni 90, appunto, si parla di Metal Gear Solid, Half-Life, quello scenario videoludico, due ragazzini che non sono game developer professionisti, in due, nella loro cameretta, anche con un motore di gioco prestato ad altro, non sviluppano un videogioco. Cioè, è molto 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 difficile, perché già anche sul fine degli anni 90 un intero team di sviluppo ci metteva almeno un paio d'anni. Almeno che lo fanno in due in una stanzetta in meno di un anno, poi lo buttano fuori, vende in tutto il mondo, successo globale. Successo globale al punto di fondarci accordi milionari e poi farci una compagnia grazie al sequel, eccetera, eccetera. È un po' inverosimile. Capisco che serve per il romanzo, però è veramente un po' poco verosimile. È una cosa che non funziona così bene a livello di descrizione di quello che mi stai dicendo. Secondo me ha un po' scazzato. Come ha scazzato il fatto che a un certo punto i due protagonisti dicono: ma negli anni 90 eravamo dei developer più liberi, potevamo fare più cose. Adesso, nei primi anni 2000, non è così. No, 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 scusatevi. La wave degli indie dev che hanno iniziato a cambiare fortemente il mercato. Cavolo, ci sono anche i documentari. E che hanno iniziato ad arrivare su, a ricevere le attenzioni di Xbox, di Microsoft per diventare esclusive dei loro store, Steam, tutta la wave di indie dev, del fatto che era possibile essere liberi e sviluppare quello che si vuole, nasce proprio a inizio degli anni 2000. Tu mi scrivi dei game developer professionisti, uno è andato a Harvard, l'altro all'MIT, e non si rendono conto che non è vero, che a fine degli anni 90 era probabilmente un incubo fare quella cosa lì, e che nei primi anni 2000 era molto più libero. Sembra un'opinione di uno un po' troppo esterno e che non conosce così bene, o che ha mal interpretato le informazioni che ha letto su alcuni libri. Perché se ha letto, come c'è scritto sul finale, Blood, Sweat and Pixels, ci sono i racconti tipo di Shovel Knight, e il racconto non è quello che poi il libro riflette nelle opinioni dei due protagonisti. Cioè, no, non funziona. A livello videoludico ci sono molte imprecisioni, anche su come si vanno a ideare degli engine di gioco, su come la fisica, a un certo punto parla di fisica sul fine degli anni 90, e tu dici sì, fisica fino a un certo punto degli anni 90, la fisica un po' più verosimile è arrivata poi negli anni 2000, cioè era una fisica molto relativa. Ma al di là di questo, io credo che questo libro molto bello, molto gradevole, vi prego, leggetelo, vi invito a leggerlo perché è bello, un bel libro da leggere, una bella storia, ripeto quello che ho detto prima. Però a livello di fonti, di ispirazioni videoludiche, secondo me, se fosse stato scritto da qualcuno un po' più davvero addentro a quello che sono le dinamiche anche di publishing, eccetera, eccetera, ne avrebbe beneficiato, sarebbe stato molto più interessante per chi è un nerd e cerca davvero una sorta di coming of age videoludico. È un ottimo punto di partenza per questo genere, però credo che si possa fare molto meglio. Ha questo problema di non essere così accurato dal punto di vista videoludico. Soprattutto tante volte cita, cioè, meccaniche, idee, si rifà a cose
che non sono proprio, tu dici, ma questi qua cosa sta, che giochi stanno, che cosa stanno facendo? Cioè, a volte anche i giochi, ah, Sedi sta sviluppando questa idea rivoluzionaria. Dammi un contesto, dammi un riferimento, almeno ruba da qualcosa di esistente, fammi capire di che cosa stiamo parlando. Secondo me non è così centrato come videogioco. Non è effettivamente, secondo me, doveva anche studiarsi come sono nate alcune case videoludiche in quel periodo, come sono anche come è venuta fuori una Remedy, che a livello di tempistiche, Remedy è venuta fuori a fine anni 90, nel corso degli anni 90, ti andavi a prendere una cosa di quel tipo e venivi fuori con una cosa interessante a livello di racconto. Secondo me, se lo studio di un qualcosina così poteva ispirare un racconto che era più interessante sotto certi punti di vista. Poi ha delle cose che non posso dire che sono puramente spoiler, che sono super interessanti sia a livello morale, sia a livello sociale, l'impatto dei videogiochi, sia di discutere come i videogiochi talvolta sono innovativi rispetto al mondo reale, come riflettono delle innovazioni della società, eccetera, eccetera, e come la società a volte reagisce, soprattutto negli Stati Uniti in modo violento. Quello l'ho trovato stra interessante. Però ecco, ragazzi, questa è la mia idea sommaria. Vi consiglio tantissimo il libro, ve lo ripeto, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Lo trovate anche in italiano. Io l'ho letto in inglese perché io i libri in lingua inglese tendo a leggerli in lingua originale, senza tendo, li leggo in lingua originale, ma c'è anche la versione italiana, la trovate nelle librerie. Io l'ho vista in Feltrinelli, eccetera, eccetera. Io, siccome mi è piaciuto tanto, mi comprerò probabilmente la versione fisica in una bella versione bella. Bella che la dici, ah, che bello che ce l'ho in libreria, perché io sono fatto così. Comunque, spero che vi sia piaciuto questo contenuto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.